No, stavo andando a fare un po' di sopra. Ma non mi dire che ci sono anche i giornali. Dottor La Voglia? Tappe avvicinatevi così si pensa che sia stato costruito su un palazzo già esistente nel 400 di proprietà dei Sanseverino. Quando poi questi hanno venduto il feudo o si sono succeduti altri feudatari, è passato nel 1570 alla famiglia Pescara di Diano. Il primo feudatario di Castelluccio di questa famiglia era appunto Camillo Pescara, che comprò il feudo appunto nel 1570 e cominciò ad ingrandire il palazzo e a trasformarlo da fortilizio a palazzo dove abitare, perché la particolarità della Pescara sta proprio nel fatto che loro abitavano nel loro feudo e quindi il palazzo era più che altro una residenza abitativa di uso quotidiano, non un palazzo staccato dalla realtà del paese, del feudo stesso. E quindi dalla fine del Cinquecento in poi cominciano ad ingrandirlo, a renderlo sempre, a abbellirlo, a renderlo sempre più abitabile. E, allora, questo è il portone dove sulla volta sono illustrati gli stemmi dei fondatori della la casata di Castelluccio, perché la Pescara di Diano sono una grande famiglia che possedeva vari feudi sia in la Basilicata che in Calabria. Da baroni di Mottafollone, di alti di San Lorenzo del Vallo in Calabria, prendono poi due rami diversi. Uno è quello dei duchi di Saracena e l'altro è quello dei marchesi di Castelluccio. Quindi sulla volta dell'androne sono illustrati gli stemmi dei fondatori del ramo di Castelluccio, tra cui questo è lo stemma dei marchesi della Porta e Episcopia, perché la moglie di Camillo la Pescara era una della Porta, l'Audomia della Porta. Poi invece questo è lo stemma di Pescara, questo centrale, quello lì è lo stemma di Rogerio, un'altra importante famiglia nobile del Regno di Napoli, perché poi alla fine del Cinquecento si sposano la Pescara, cioè il primo marchese di Castelluccio, sposa una di Rogerio e quindi danno origine alla casata dei marchesi di Castelluccio. Quindi questo era il cortile, che era molto fastoso,
dava un'impressione di grandezza appena si entrava, perché a piano terra c'erano questi due grandi archi che si mettevano nelle scuderie, in cui c'era un porticato con la volta lunettata. Al primo piano c'era un locciato ad archi, al secondo piano, come si vede ora, insomma, per così, c'era un altro loggiato cosiddetto a serliana, perché è intervallato, gli archi sono intervallati da queste finestre rettangolari, che era tipico dell'epoca. Quindi appena si entrava si aveva questa idea di grandezza, di magnificenza, che non c'è più naturalmente, perché con l'abolizione della feudalità e della legge sul maggiorasco, la proprietà non doveva andare più al primogenito, come era stabilito, ma veniva divisa tra tutti i figli. Ovviamente i palazzi nobiliari subivano delle frantumazioni della proprietà, cioè non erano più di uno solo, ma più figli. Quindi questo fu diviso in due parti, tra il primogenito, Marchese di Castelluccio, dopo il 1806, perché parliamo di dopo del 1806, e il secondogenito, che era il Cavaliere di Malta, che era Giuseppe Pescara. Quindi quella parte passò al primogenito, Carlo Francesco, ultimo Marchese di Castelluccio, ma solo di titolo, non più con tutti i poteri feudali. Questa parte invece passò a Giuseppe Pescara, che lo vendette a un certo Giovanni Salerno, deputato, a cui è intitolata quella strada. Questo Giovanni Salerno lo vendette a un mio ago. Andava da quello spigolo fino qua. Questo mio avo poi lo ha tramandato ai suoi figli, e a sua volta la proprietà è diventata un condominio, e quindi adesso c'è questa parte che appartiene a me. Ecco la fine che hanno fatto poi questi grandi palazzi nobiliari. Con l'abolizione della feudalità 1806 viene abolita la legge sul maggiorasco, e quindi la proprietà si frantuma e va a tutti i figli, e di conseguenza è arrivata poi a noi. Questo è il portone, la proprietà orale, quando fanno i lavori di consolidamento della casa, e praticamente la parte interiore è stata consolidata. E pare che risalga anche questo alla fine del 1500. Come date ci troviamo, perché comunque anche il chiavistello. Questo portone si era mantenuto quasi integro fino al 44, quando fu sfondato da alcuni soldati alto a Pessini, perché dentro ci avevano messo una macchina, e loro nel paese cercavano macchine da restituire, l'avevano nascosta qui dentro. Quindi l'hanno preso con un palo e lo hanno sfondato. Da allora non si è più chiuso. È rimasto lì. Caruca, ma non mi devo
Il momento che abbiamo tutti. E ce l'abbiamo? Sì, andiamo a vedere. Gli atleti sono rovinati purtroppo, perché abbiamo fatto foto a volontà. Il fumo e il vapore illustrano scene dall'Antico Testamento, praticamente questa era la sala della Genesi, come io almeno la chiamo così, però gli affreschi non si vedono bene. C'è la creazione del mondo, la creazione dell'uomo, il peccato di Adamo ed Eva, per quello che si riesce a capire, e la cacciata dal paradiso terrestre. Importante anche il cammino, perché è di un marmo, di una cava di Castelluccio, il cosiddetto marmo, la cotonnino, l'alabastro cotonio, di una cava di Castelluccio superiore, che però non è stata più sfruttata, dello stesso marmo e la balaustra della chiesa madre della stessa epoca, fine Settecento. Quindi, per farvi capire, tutto il palazzo per me era così. Tutti. Sì, però vedi che sta l'occupazione francese, mostriamo la prima. Pare che ci siano delle firme dei soldati francesi che hanno occupato il palazzo nel 1806. Infatti c'è un Monsieur Grandage. No, ma la una firma del Monsieur Grandage. Sì, non vogliamo entrare in molto bene, grazie, complimenti. Praticamente chi entrava da qui, perché lì c'era un'altra porta, un'altra. Si entrava da qui, che c'era il salone di Santo Onofrio, che era molto importante, era molto grande, tant'è vero che gli affreschi vengono da questo, da questo lato. Noi abbiamo fatto il percorso al contrario, invece si entrava da questa porta. Questa era la galleria del palazzo, perché in ogni palazzo nobiliare c'è un ambiente detto galleria, perché illustra proprio il pasto della casata. Non solo è una galleria di ritratti, ma è anche l'ambiente più rappresentativo del palazzo, dove si celebrano gli avvenimenti importanti della famiglia del feudatario. Quindi gli affreschi illustrano scene bibliche che erano auliche per quei tempi. E gli affreschi risalgono ai primi del Settecento e pare siano opera anche di Angelo Bacchieri da Normanno. Gli stucchi invece sono dell'ultimo quarto del Seicento, con il matrimonio di Michelangelo Pescara con una figlia del principe la Sersano di Castrolibero, in provincia di Cosenza. Quindi gli stucchi dovrebbero essere più o meno del 1685-1689, sono coevi con quelli del coro della chiesa di San Nicola di Mira. Invece gli affreschi illustrano questo, l'incontro di Rachele e di Giacobbe intorno al pozzo, e quello invece l'incendio di Sodoma, quell'altro il sacrificio di Isacco,
questo l'incontro di Tobiolo e l'angelo, questo il sogno di Giacobbe e quello Abramo e i tre angeli. Invece questi quattro che sono posti ai lati sono degli affreschi celebrativi della famiglia Pescara. Unus et una, penso voglia dire uno stemma, una dinastia. Invece questo, es modus in rebus, vuol dire in ogni cosa c'è una spiegazione e penso che faccia capire il livello culturale del feudatario nel Settecento. Quell'altro utilizza il simbolo del potere, con il potere feudale, citra, vuol dire qua sopra c'era scritto ultra, che non si legge più, penso che voglia dire signori al di qua, al di là, o del fiume Lavo, che segna il confine tra la Basilicata e la Calabria, o del fiume Sinni, perché loro erano feudatari anche all'Agromonte e di alcune terre al di là del fiume Sinni. Quindi penso che voglia dire anche questo. Invece qui non si legge più nella differenza. Ho bellissimo la frutta che scende di là. Nuova riferimi al Agromonte che dice prima, quel dipinto lì, come? Quell'affresco lì che ti riferisce al discorso di Agromonte. E questo. Questo? Citra e Ustra. Al di là del fiume Sinni o del fiume Lao, è un'interpretazione, non possiamo. Come? Il palazzo precedente, cinquecentesco, non sai. È della fine del 400, all'epoca fine 400 San Severino, poi dai San Severino è passato ai Palmieri e dai Palmieri ai Pescara. Sai perché te lo dico? Perché l'impianto della struttura e pure la parte architrave eccetera mi sembra cinquecentesco, sì, che, sì, ma infatti, che basso alla fine del è 500 sì. E qui c'era una cappella intitolata a Sant'Onofrio e qui c'era un inginocchiatoio nel muro di stucco che purtroppo mio malgrado è stato murato, e un'altra cappella era in un'altra ala del palazzo ed era semipubblica. In questa cappella semipubblica, che era di prima del 400, pare che sia stato celebrato il matrimonio tra Barnaba San Severino e Luisa Caracciolo nel 1574, quando era di proprietà di San Severino. Abbiamo fatto un lavoro di consolidamento sotto al cornicione, abbiamo messo delle fasce di fibre di carbonio. Per il soffitto non ho potuto fare niente perché al secondo piano non me l'hanno permesso e quindi ho lasciato così, speriamo che vada bene. In alcune parti del palazzo anche il secondo piano, tanto è vero che c'era nel loggiato centrale c'era una galleria di stemmi con i nomi dei personaggi più importanti della famiglia dei primogeniti. In effetti questi stemmi erano molto belli, colorati e tra tutti ti narravano loro stessi la storia, il percorso della famiglia. Purtroppo neanche quelli esistono più, e questo è quello che rimane, è abbastanza. Certo.
Allora, la Chiesa dell'Annunziata ha riconsegnato idealmente nelle settimane scorse una bussola significativa, Tivo. Ma non solo, e Don Raffaele, il parroco di Castelluccio Inferiore, ci racconta la storia, lo scrigno che è in qualche misura la Chiesa qui dell'Annunziata di Castelluccio Inferiore. La Chiesa ha la sua importanza storica, perché in sala al 1500 e qualcosa, poi nel 1600 è stato restaurato tutta la chiesa, accanto c'è un convento che abbiamo davanti. La importanza di questa chiesa, in quanto abbiamo la cupola che è stile bizantino, e dietro a questa c'era una piccola cappella dedicata alla Madonna. Poi nel 1600 viene dedicata appunto la chiesa della Madonna Annunziata, che è protettrice della peste e del terremoto. Nel 1600 c'è stato restaurato, cioè è stato costruito, possiamo dire, tutta la cantoria con la bussola, e hanno fatto la promotura con l'organo. Però nel 1676 è stata restaurata la bussola con questi disegni, con San Nicolo, protettore appunto della comunità parrocchiale, San Biagio, protettore della diocesi di Cassano, con l'immagine della Madonna Annunziata e l'Arcangelo Gabriele. Mentre all'organo abbiamo quattro figure che si aprono. Prima abbiamo San Michele e San Raffaele. Poi si apre l'organo e abbiamo l'immagine della Madonna Annunziata con l'angelo San Raffaele. Ha un valore immenso questo, perché la Chiesa per tanto tempo, possiamo dire dell'80, è stata sempre chiusa. Poi è stata aperta con me con il restauro della Chiesa all'inizio del 2000, dopo 30 anni. Chiuse, abbandonate questa chiesa, e ha portato il suo valore anche sia storico e lo splendore anche di questa cantoria che abbiamo. Don Raffaele, una domanda importante. Allora, noi visitiamo oggi Castelluccio Inferiore, abbiamo avuto modo di visitarlo anche in altre occasioni, partendo da un palazzo bellissimo, Palazzo Marchesale, dal quale veniamo. Ci colpisce anche la chiesa attualmente in restauro di San Nicola, che è una delle chiese più belle della zona. Ora, mi chiedo, anche questa chiesa ha delle bellezze, soprattutto opere d'arte. Sì, molto, molto. Ecco, Castelluccio Inferiore è un paese oggi abbastanza piccolo. Ecco, secondo lei, questa... importanza. Questi io penso bisogna grandi in quella chiesa, forse ci vanno 2000 persone, 3000 persone. Sì. Ecco, la chiesa anticamente era una piccola chiesetta. Nel 1500 è stata ricostruita dal marchese, che è stata rifinita poi dal marchese, che è appunto il palazzo marchesale, che c'aveva anche la finestra che andava direttamente sulla Terra Maggiore, e quindi viene fatto uno stile nuovo, cioè anticamente era soltanto stile bizantino con le cupole e basta. Poi è stato ripreso tutto il lavoro della chiesa delle Tre Navate, che iniziato nel 1500 è stato finito nel 1736-37. Ha un valore immenso per le tele che abbiamo in quella chiesa, ma specialmente per gli stucchi che sono sia nel coro come in tutta la chiesa, perché ha un valore veramente eccezionale. I lavori non riescono a terminare, siamo alla fine, però rimandano, sono un anno e mezzo, quasi due anni. La grandezza è bella per se stessa. E poi abbiamo una palaustra bellissima di alabastro, fatta appunto nella nostra zona, nella difesa, che è la proprietà della chiesa della Madonna dell'Annunziata. Ma si ha l'impressione che questa chiesa servisse un territorio più vasto? Ma era molto frequentata, ma era frequentata Castelluccio, perché si trovava su una strada nazionale. E quindi ecco l'importanza, perché tutti questi paesi facevano capo a Castelluccio, sia Rotondo, Vigianello, eccetera, perché c'era la strada nazionale che l'accoglieva, quindi c'era un grande mercato qui, quindi avevano tante fabbriche, eccetera. Quindi è un paese molto evoluto, era sia anticamente, e poi con la venuta del marchese, l'importanza del palazzo, eccetera, che rispecchia molto anche la chiesa principale di San Nicola. Va bene?
è stata poi restaurata di nuovo nell'Ottocento e ora adesso col terremoto speriamo di vederla finita il più presto possibile. Andiamo per fuori, andiamo sopra, come l'altro con la sala. Ovviamente perché non osservavano, osservavano e quindi osservavano. Poi ci hanno fatti consentuali esatto dei francescani, la regola. No, questo è un convento antico, appunto devo osservare. Ci passò anche a 2000 e i ragazzi venivano, ci abballavano a danzare sotto i piedi. C'era un quadro bellissimo, vedete quanto è bella la Madonna del Rosario. E molto a mancio il costo più spesa, ma non lo facciamo. Per vedere la bellezza di questo Rosario. Questo è molto importante qua. Ma devo fare, io non ce la faccio. Dove dobbiamo spostare? Sì, lo dove spostiamo. No? Ci avete forza. Lo spostiamo. Qui abbiamo la Madonna del Rosario. Intorno c'erano tutti i misteri della Madonna. Che del 600, questo è importante, è pronto lì. Negli anni che è stata chiusa la chiesa, venivano i ragazzi e tagliavano tutti, stanno portati i quadri della Madonna, dei misteri. Vabbè. E quindi è rimasto bellissimo. Poi c'è qua, sono San Francesco, San Bruno. C'è San Bruno, poi c'è San Francesco, Santa Caterina da Siena e la regina che è sopra, Santa Elisabetta di Ungheria. Ed è del 600. La città che viene raffigurata. E c'è tutti questi qua che intorno, della nascita fino alla morte, la situazione. Tutto, e sopra c'è un orientato. Mettiamo dopo, attento, Allora. Io ho soggiornato il re di Napoli, l'ha detto? Non l'ha detto? Vabbè, si è soggiornato Ferdinando II in maniera in veste ufficiale ed è rimasto, non voglio dire una sciocchezza, però te lo devo, dovrebbe essere 56 immagini. Posso? E ci troviamo in una chiesa che è molto particolare perché è del 1500, in realtà l'impianto originario è una chiesa di quelle conventuali, cioè come c'è anche a Lauria, afferiva all'ordine monastico dei minori francescani, quindi conventuali osservanti, sono una delle varie suddivisioni in cui si divide l'ordine francescano. E di importante c'è la tela della Madonna che è all'ingresso, non so se vogliamo inquadrarla, che è del 1500 ed è probabilmente il pezzo che è rimasto più antico che riguarda questo impianto urbanistico. E qui alle spalle del crocifisso, non so se vogliamo inquadrarla, dovrebbe essere fine 500, così contemporaneo alla struttura stessa. E dal 600 in poi ci sono altre opere che ahimè però sono state, come dire, su cui si è intervenuto in maniera forse non appropriata, 6 e 700. Gli stucchi infatti sono settecenteschi e la chiesa è un po' il trionfo di questi stucchi molto particolari. E c'è il coro che invece è del 1600 e un'iscrizione cancellata ricorda anche il soggiorno, la permanenza di un giorno del re di Napoli Ferdinando II nel 1856. Non so se vogliamo inquadrare il coro che merita, anche se ne abbiamo più di uno, ci sono le ragazze inglesi davanti e poi vediamo se riusciamo. Si può vedere adesso il coro che è del 1600 e che richiama la nascita appunto della struttura, ovviamente in posizione centrale quella del guardiano, padre guardiano del convento. Ci siamo interposti con un'altra visita guidata. Si
ha un tema che anche il dottor Mena, importante pittore della fine del Settecento. Questa è la particolarità. Invece questo illustra la glorificazione di un santo martire gesuita, e anche questo parte della scuola napoletana di una certa importanza, soltanto che risulta tagliata a lati, quindi si pensa che venga da un'altra collocazione. Invece la tela della circoincisione stava qui, non dove la installò, qui stava. Tanto è vero che ha la forma più grande di arco. E là sotto c'erano ancora due tele, una sull'altra. E quando sono state tolte dalla soprintendenza, venne fuori l'altra tela che era sotto, che non si sa che fine ha fatto, tra parentesi, perché non c'è una gestione puntuale e corretta delle opere d'arte a Castelluccio, con l'altra parte anche in altre parti. Questo è abbastanza grande, se vogliamo. Quindi c'è questo trittico che è importante, che sì. Ha formato appunto dalla statua di Santa Maria delle Grazie, che pare che sia di prima del Concilio di Trento, perché dopo del Concilio di Trento non si poteva rappresentare più la Madonna col seno scoperto. Quindi sarà della prima metà del 500, di un importante scultore napoletano, però vedo che è già impregnata un'altra volta di muffa. E poi la questione è importante, sì, okay. Il crocifisso. Così chiudiamo qua. Sì. Vediamo il crocifisso. Questo è iniziare. Ah, che bello. Il fisso dell'Annunziata, molto bello. Sì, sì, molto realistico. Questo è l'immagine dopo del... È stato restaurato pure tutto. Molto realistico. I restauri fatti dalla... Delle arti. Dal laboratorio della soprintendenza di Matera sono eccezionali. Sì, sì, sì. Possiamo dirlo. Riparti da capo, vai. Siamo nella attuale sala consiliare del comune di Castelluccio Inferiore, e praticamente questo era il refettorio del convento, e quindi c'è di particolare un affresco che illustra l'ultima cena, che pare che sia del 600, di un'opera e di un autore locale. E di particolare anche sotto l'affresco ci sono due cartigli con scritte in latino che praticamente commemorano due importanti riunioni del capitolo dei monaci. Una avvenuta nel 1655 e un'altra nel 1666. Durante queste riunioni del capitolo si definivano le varie cariche dei monaci, quindi il priore, il divinatore, il custode, eccetera. E tra l'altro pare che in una di queste riunioni sia stato deciso di dedicare tutto il complesso conventuale alla Natività della Vergine, mentre invece prima era stato dedicato a Santa Maria delle Grazie.
Prego. Questa è una lapide commemorativa che ricorda il passaggio del re Ferdinando II di Borbone avvenuto a Castelluccio nel 1852. In questa occasione il re si fermò a pernottare il 30 settembre di quell'anno nel convento insieme al principe Francesco II e al secondogenito conte di Trapani sì, appunto, e i monaci celebrarono questo avvenimento con una iscrizione nelle stanze dove essi alloggiarono. Però questa iscrizione durante il periodo dei Savoia fu cancellata. Poi invece nel 2004 a cura dell'Associazione Neo-Borbonica con sede a Lauria, questa lapide è stata rimessa appunto per commemorare questo avvenimento. Nel 1852 fece questo viaggio nel suo regno e però non accettava ospitalità da privati cittadini perché non voleva dare la soddisfazione di essere ospitato da privati in seguito ai fatti del 48. In effetti erano passati soltanto 4 anni e lui non aveva perdonato quello che era successo nel 48. Quindi fece come unica eccezione durante questo viaggio fu quella di essere ospite a Torraca del Marchese Don Biagio Palamolla. Invece nel percorso del suo viaggio fu ospitato solo in luoghi pubblici o in conventi, così come fece a Castrovillari e in altre tappe del suo viaggio.